go down low. Baby, ho parlato di te con Leo Galante. Mi ha detto che sei uno affidabile. Mi ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma ha detto tra noi, perché vuoi entrare in questo giro? Voglio dire, ognuno ha le sue ragioni. Beh, sì. Non voglio finire come il mio vecchio e come quelli del nostro quartiere, siccome nessuno mi aiuta. Oh no! Sì. Ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Sì! Oh, ok, sì. Ok, sparisci, baby. Allora, Vito. Lavoro per Carlo Falcone e vogliamo espandere il nostro giro d'affari. Già ho lavorato per noi per un po', visto che sei suo amico, pensavamo di fare anche a te la stessa offerta. Che ne dici? Sì, certo che mi interessa. Va bene, propongo un brindisi. Ai nostri ragazzi e a un brillante futuro insieme. Salute! Ragazzi. Non posso bere troppo stasera, ho degli affari da sbrigare. You had a plan in money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Davvero ti dico, Carlo è proprio un cervellone. Si occupa di... come si dice? Astrologia. No, vuoi dire l'astronomia? Ah, vaffanculo, gonfio coglione di merda. Scusate ragazzi, mi sa che devo andare. Orrida puttana. Siete pronti ad andare? Vito, sì, andiamo. Ehi, alzate giù. Bene, vado a casa. Buonanotte, Baldrac. Ehi, dove cazzo è la mia macchina? Qualcuno l'ha rubata. Ehi, chiamate gli sbirri della minchia. Ce l'hai davanti, ubriacone. Ah, già, bene. Ehi, dove sono le chiavi? Qui da Vito, è il meno sconvolto tra tutti noi. Ma sì, la prossima volta, Joe, meno da bere e più da scopare. Allora, Vito, ti piace sto posto? Molto meglio che giocare a nascondersi la salsiccia nelle docce. Oh, ma che minchia è questa puzza? Dai, vomitate. Cosa? Non vomiterei mai nella mia auto. Che diavolo? Ma che minchia è questa puzza allora? Beh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Potts. Cosa? Quello scianso ti ha vomitato in auto? No, no, è nel bagagliaio. Cosa? Cosa? È tutta colpa tua, Joey. Ti avevo detto che avevo degli affari di cui occuparmi, ma tu mi hai fatto ubriacare. Ehi, e da quando affari da sbrigare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, calma, ti vedo. Ehi, aspetta, ci inventeremo qualche cosa. Che c'è da inventare? Dobbiamo solo seppellire il corpo. Ho già in mente un posto vicino al vecchio osservatorio. Hai una pala? Certo, nel bagagliaio. E la fossa è già pronta. Dobbiamo solo buttarcelo dentro e ricoprirla. Va bene, dov'è questa fossa? Appena fuori città, c'è un sentiero nella foresta che porta a una piccola radura. La fossa è lì. E muovete, va bene?
Dio, bisogno d'aria fresca. Il tanfo qua dietro dà la nausea, cazzo. Fermati. Viene dopo metà. Oh, troppo tardi, Bilbo. Merda, Eddie, che cazzo te puzza? Ehi, è la sua auto. Già, ma quella puzza più l'altra puzza può peggiorare solo se si caga addosso adesso. Bene, ci siamo. Vedo, apri il bagagliaio. È uno scherzo. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Ma che minchia scarpe nuove! Gesù Cristo! Oh, buon Dio onnipotente! Da quanto tempo è qui dentro, Eddie? Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso! Non riesco a sopportare la puzza. Che bentornato del cazzo! Ehi, ecco la fossa. Proprio qui. Su, dentro. È fatta, finalmente. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Ehi, dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare. E nemmeno Eddie sarà di grande bene, aiuto. Ho capito. Ehi, gente, che ne dite di un po' di musica, eh? Stai scherzando, vero? Good night, sweetheart. Well, it's time to questo go non faceva parte della festa del bentornato, ma si sta bene qui. Good night, sweetheart. Well, it's time to sì, non ti piacerà così tanto dopo che ti avrò colpito con la pala. Pigliando per il culo. Mio Dio, povero Dino. Seguo veicolo per eccesso di velocità. Ricevuto. Ora arriva la parte più bella, quella in italiano. E dai, vedo, la conosci questa canzone, no? Ecco che inizia, cantiamo. Oh, cazzo, che non ricordo le parole. Quando è mia madre? Quando serve, eh? Solo tu, minchia, quanto è bella questa canzone. Scusa, Vito. Non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie. Ti devo un favore.
Lascia quell'auto di Ed, così può tornare a casa. Ah, sei un bravo uomo, vedo. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, bottana! Forza, anche a me ho avuto abbastanza, grazie. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, vedo. Buonanotte.